tutti ragazzi, come va? Benvenuti su Nerd Show Movita. Oggi parleremo di un Pokémon carinissimo, di nome Eevee, ma che però ha 3000 evoluzioni. Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Lifteon, Sylveon, Glaceon, Espeon sono tutte le sue evoluzioni. Vi potranno sembrare carini quanto volete, ma sono delle furie in realtà. Ecco, non si potrebbe proprio fare una top. Ma ci tocca, e quindi all'ottavo posto Glaceon, è un Pokémon fighissimo, per niente male. È il secondo tipo acqua di questo Pokémon, però allo stesso tempo non viene mai calcolato da nessuno. Che tristezza. Al settimo posto Lifeon, è un Pokémon bellissimo, secondo me è uno dei miei preferiti, solo che di sicuro non è quello più scelto dalla gente. Io faccio questa top a seconda quanto piacciono i Pokémon, non nei miei gusti, cioè a me piacciono tutte le sue evoluzioni. E quindi poi abbiamo Vaporeon. Vaporeon è uno dei Pokémon che mi piace di più. Ecco, anche perché è il mio cucciolo su Pokémon Go. Ma è particolare. Al quinto posto Flareon, un bellissimo Pokémon di tipo fuoco e alla pari con il prossimo Pokémon, cioè Sylveon. Pokémon di tipo psico da non tanto inserito. Cioè, aspettate, non dico non tanto nel senso che nelle prime evoluzioni non esisteva ancora. Infatti la prima volta che compare è stato in un episodio chiamato Un asilo nel caos. Jolteon, bellissimo Pokémon di tipo elettro, sempre evoluzione del nostro carissimo Eevee. Questo Pokémon è uno dei più votati sia per l'aspetto, ma non è di sicuro il primo, e anche per il suo potenziale. Poi abbiamo Espeon, di sicuro questo qui è uno dei Pokémon a cui piace di più alle ragazze insieme a Sylveon, ma non è garantito per niente, cioè io lo dico così per modo di dire. In realtà è anche una delle evoluzioni più carine di tutte. Il prossimo Pokémon è uno garantito 100%, il più figo e anche il più forte, se così si può dire. Umbreon. L'evoluzione ombra di Eevee, con questa bellissima immagine che ho scelto. E se volete anche voi sapere dove le prendo queste bellissime immagini, ormai che sto mettendo anche nei video, io le prendo soprattutto da Pinterest, una bellissima applicazione che vi permette di scaricare tutte le immagini 100 volte meglio di quelle prese da Google. Non mi hanno pagato per essere lo sponsor, lo sto facendo perché sono un cacciolo, no, non si dicono le parolacce. E per finire un'evoluzione che purtroppo non è esistente, cioè la versione drago di Eevee. Non è bellissimo? Cioè tipo, è un sogno! Anche se effettivamente come top carinità non è il massimo, però ci sta. In realtà ragazzi me ne sono dimenticato uno, cioè l'evoluzione normale di Eevee, però non la conto come evoluzione, ecco. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividere questo video con tutti i vostri amici e parenti. Ricordate il like, dovete mettere il like, pulsantino qua sotto, schiacciate e iscrivetevi pure e schiacciate la campanellina. Nel prossimo video potrei salutare uno di voi, quindi commentate pure. Ciao, bye nerd!